Ragazzi, facciamo veloce sta cosa che poi andiamo a dormire. Che bella. Ciao ragazzi, siamo i Animali Personal Pizza e oggi siamo qui per rispondere alle vostre domande. E abbiamo sonno! Sì, per questo motivo siamo in pigiama! No, non è vero, siamo in pigiama perché non avevamo voglia di cambiarci. Hashtag my personal fuck. La prima domanda è quella di Sofia Ciao, che ci ciao, scrive... Ciao Sofia! Ciao Sofia! Che ci scrive... Quando vi ricresceranno i capelli, avete intenzione di tingerveli? No, perché poi se me li tingo devo ritagliarmeli a zero, quindi no. Ottima osservazione, Simone. Perché? No, perché... Tranne Cree, che se li tingerà di blu per i 100.000 iscritti, come promette adesso. Attenzione, no, scandalo! No, Cree, scandalo in diretta, hashtag Cree blu. Pazzesco. A tutti qui sotto a un milione di commenti, hashtag Cree. Cree si tingerà i capelli di blu. A un milione di commenti, ragazzi, Cree blu. PS, Simone, il tuo sorriso è bellissimo. Grazie, grazie, lo so. No. Io non sorrido bene, guarda. Vuoi no? Ma tanto il sorriso migliore è il mio. È vero. Hai ragione, il sorriso migliore è il suo. È vero. In hashtag CreeBlue è sorridente. Basta. Adesso è il turno di Arianna Piripipi. Prego, Arianna, entra. Perché Piripipi? È il turno, non deve entrare. No. Adesso è il turno di Arianna Piripipi. Piripipi. Hashtag my personal fuck. Cosa fareste se vi svegliaste una mattina con i corpi scambiati? Alessandro Di Palma ci scrive: my personal fuck. Sempre ottimo utilizzo dell'hashtag, bravo Alessandro. Quanti tatuaggi avete? Io ne ho uno. Io ne ho zero. Io ne ho quattro. Però non ve li mostriamo perché arriverà il momento, tranquilli, tranquilli. E vi assicuro che non vedete l'ora. Ma cos'è? Quando? È 100k. Che curiosità sui miei personal pizza. Che spoiler! Poi Lela Proietti ci chiede: chi di voi due sta con Cree? Io. Peccato. Poi Erika Cuevas ci scrive: volevo chiedervi se siete capaci di preparare un dolce. Allora, io una volta... ho preparato una ciambella marmorizzata bigusto. Che detto così sembra una roba difficile in realtà. Però era molto buona. Io invece... no, invece... no. Lei si è sconfortata un casino all'idea. No, invece Cree è tanto brava. Cree cucina un sacco di robe. È palesemente la nonna del gruppo, perché cucina le torte e lascia sul davanzale. No, mi piace un sacco cucinare. Infatti Cree ha un segreto canale di cucina che non vi diciamo qual è, ma un milione di iscritti, si chiama FabiJ. Però no, due milioni, pensa come cresce veloce. Vabbè, e tu Simo sai fare qualcosa? Io so mangiare benissimo i dolci fatti da qui. Ma dai! Anch'io, quello anch'io. Io ho due talenti, faccio le torte marmorizzate di gusto al cioccolato e cos'altro. No, io so solo mangiare quelli di qui. Cosa che ha chiesto? Fate un video spezzone dove parate Trieste. Sì, sì, mi prego. Poi c'è Simone 3. Simone. Dai, ma gli anni d'infanzia passati a scrivere lettere con numeri. Ok, va bene, va bene. Hashtag my personal fuck. Fate un video / spezzone dove parlate in triestino. Oh, grande Simone. Bellissimo. Finalmente. Allora... tra l'altro, questo è stato chiesto prima che tu facessi un intero video che parlavi in triestino. Ma però è comunque il tuo momento. Allora, Muli e Mule, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Siamo avanti. Siamo quasi 100.000. Iscrivetevi perché fermo video proprio a Coccoli. E dopo andiamo a farsi un touch a Barcola. Esatto. Io non parlo in dialetto nella vita, quindi non so farlo. Povero. Però... bravi Fioi, bravi Muli. Ciao, bei. Rebecca Landi ci scrive: come faccio a fare in modo che voi rispondiate alla mia domanda se non ne ho una? Allora, innanzitutto no, un casino. C'è riuscita! C'è riuscita! Rebecca! Rebecca, ha funzionato! Scusa un attimo, glielo dici tu che non fa ridere. Oh. Questo fa ridere però. Poi c'è Rossella di Ronza, che ci chiede: se vi offrissi un assegno da 1.000.000, potreste non mangiare più pizza per il resto della vita? 1.000.000 di cosa però? Questa è la... 1.000.000 di pizze! No, un milione di pizze! Lei ci fa un assegno da 1.000.000 di pizze e noi non possiamo mangiarle. Oddio! Comunque io, cioè, supponendo che sia 1.000.000 di yen,
che valgono tanto di meno, quindi no. Quindi no. Supponendo che sia 1 milione di euro. E iscritti? Assolutamente se no. Se fosse 1 milione di iscritti. No, la pizza. My personal. La pizza, volete mettere? My personal, ci chiamiamo my personal con 1 milione di iscritti. Sì dai, ci sta, onesto. Ma dobbiamo quindi rinunciare anche alla pizza nel nome? Ma è buona la pizza. Ma sì, dai, ragazzi, ragazzi, la pizza è buona. È buona, non è fango la pizza. Non no, è comunque, fango. Comunque per 1 milione di euro no, non smetto di mangiare pizza. È una roba che, cioè, è una vita che non vale la pena che sia vissuta. The Life is One ci chiede: ma perché Cree non risponde con voi alle domande? Allora dovete sapere che... perché Cree parli... non vuole mai rispondere alle domande. No, in realtà il fatto è che Cree si vergogna di rispondere alle domande, cioè non è proprio completamente a suo agio e non sa cosa dire perché è tonta. Hai qualcosa da ridire in contrario? E per fortuna che non ha niente da ridire in contrario, perché sennò vorrei dire che sta rispondendo alle domande e questo è contrario a lei. Ma derotaste un liftio che marpia tintollando cumiulaia bannimma? 32. Non mi piace. Giulia Imbriani. Commento solo per la voce sexy di Lorenzo, resterei ad ascoltarla per ore. Registra un audiolibro e rendimi felice. Ciao, Giulia Imbriani. È sempre un piacere quando qualcuno fa degli apprezzamenti sulla mia voce. Per questo credo che ti registrerò un libro leggero, uno di quelli per l'estate, tipo Guerra e Pace o non so, qualcosa di Dostoevsky. E dopo te lo anche ascolti tutto, perché mi hai fatto registrare 650 ore di audiolibro e sai che fatica è per la voce a registrarle? E dopo te lo ascolti. Va bene, Giulia Imbriani. Monologo. Ciao Giulia. Monologo di Lorenzo. Ma prima di concludere volevamo ringraziare tantissimo Giulia per averci fatto spedito questo capolavoro, questa fan art bellissima. Spero che si veda, spero che non ci sia riflesso. In cui ci siamo io e Lorenzo, e per questo è bellissima perché Cree non c'è. Ma no! Una particolarità di questo disegno, un genere d'arte che si chiama Non c'è Cree. Ma dai! Vabbè, al di là di questo, lei si chiama Giulia Gravina, in arte Giulia from Westeros. Seguitela su Instagram, su YouTube, vi lasciamo qua sotto in descrizione i link per... Iscrivetevi al suo canale perché è veramente bravissima. Io volevo cogliere l'occasione anche per dirvi che se avete delle fan art, se avete dei disegni, se avete qualcosa che vi va di... Così, mostrare, se li trovate per terra, sì, no? Sì, che vi avanzano in giro per i cassetti, potete mandarceli su Instagram, cioè fate le foto e mandateceli su Instagram o su Facebook taggandoci e noi li vediamo, a noi fa sempre super piacere vedere i vostri super capolavori. E quindi a questo punto seguiteci anche su Instagram, sulla pagina My Personal Pizza e anche su tutti i nostri profili personali. Inoltre potrete... trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Inoltre potrete... porco Giuda. Inoltre potete mandarci le foto. Cosa cazzo voglio dire? Insomma, ricordo. E questo è veramente tutto per quanto riguarda questo hashtag MyPersonalFuck. E invece non era veramente tutto perché mi sono appena veramente due robe da dire. Allora, la prima è scriveteci qua sotto usando l'hashtag MyPersonalFuck le domande a cui volete che rispondiamo nel prossimo video. E la seconda cosa è, come vedrete alla fine di questo video, noi stiamo raccogliendo le foto di voi che mangiate la pizza per così, per metterle, per includervi in un nostro video. Per salutarvi, esatto. Mandatecele se vi va su Instagram in direct oppure taggandoci oppure alla nostra pagina di Facebook. Noi le raccogliamo tutte e le mettiamo come faremo tra 3, 2, 1. Buona pizza!